Sì, va bene. Ok, te l'ho detto, ci sentiamo domani. Sì, ciao. Papà, per favore, dimmi quanti soldi guadagni in un'ora. Se proprio vuoi saperlo, guadagno 100 euro in un'ora. Potresti prestarmi 50 euro? La sola ragione per cui mi hai chiesto una cosa del genere era per avere dei soldi e comprare qualche sciocco giocattolo. Adesso tu te ne vai subito in camera tua e fili a letto. Stai dormendo? No, papà, sono sveglio. Stavo pensando che forse sono stato un po' troppo duro con te prima e che ho avuto una brutta giornata e mi sono scaricato su di te. Tieni, questi sono i 50 euro che mi hai chiesto. Oh, grazie, papà. Perché mi hai chiesto dei soldi se ne avevi già? Ma Perché non avevo abbastanza, ora sì. Papà, questi sono 100 euro. Posso comprare un'ora del tuo tempo? Papà, può venire un'ora prima domani? Vorrei stare un po' con te. bentrovati con Radio Nof, io sono Luigi Pistone per la rubrica Sottovoce. In compagnia con me ci sono le scrittrici Alice Silvia Morelli, Elisa Villano e Daniela Alibrandi. Argomento del giorno è la famiglia e il titolo scelto è Le famiglie, il genoma della società, perché senza famiglie non ci sarebbe società e quindi è un argomento che tratteremo. Non faccio alcuna premessa perché tanto tutti sappiamo più o meno come è cambiata la famiglia, dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare per arrivare alla famiglia allargata e chi più ne ha ne metta. Quindi io direi di passare direttamente alle opinioni e non quindi alle opere letterarie che scrivono le nostre ospiti, ma parleremo come opinione personale sulla famiglia contestualizzata in momenti storici, in altri ambiti, però ciascuno dirà la propria e cercheremo di tenere vivo il dibattito. Ho parlato per circa 2 minuti, ho parlato troppo. Parola la lascio ad Alice Silvia Morelli. Bentrovata. Bentrovato Luigi, bentrovati a tutti gli internauti di Radio Nof. Ebbene, la nostra civiltà occidentale è la famiglia basata sul rapporto coniugale. Si parla di genoma sociale della famiglia, che ha il compito di umanizzare le persone attuando il passaggio della natura alla cultura. E chi fra tutti offre il maggior contributo in questo senso è senza dubbio la madre, nonché la donna. Il ruolo della donna è sempre stato inferiore rispetto a quello dell'uomo per svariati motivi, sin dalla preistoria. Però questo mio differenziale della dualità fra uomo e donna non significa separazione o conflittualità, ma potenziare la comunione delle abilità maschili e femminili, senza però vivere arbitrariamente, ma nel rispetto di vivere come individui, a prescindere del sesso e di ciò che si può fare, senza bisogno di conflitti, ma usare le differenze armoniche che ci completano per affrontare le nostre sinergie come energie, per favorire la crescita della coppia nella loro relazione e in seguito essere buoni esempi per la prole, perché dove c'è armonia i figli crescono con meno problemi e le relazioni sono meno esposte alla ribellione. Perché dico ciò? Perché purtroppo assistiamo normalmente tutti i giorni
ha delle ribellioni e anche delle violenze, o delle separazioni, ha dei divorzi, ha dei anche minori con dei problemi psicologici relazionali. Quindi questo è il mio punto di riferimento a quello che è la famiglia di oggi. E me ne dispiace, visto e considerato che la legge del 1975 aveva praticamente modificato il diritto di famiglia in base alla legge, diceva che il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e purtroppo gli stessi doveri. Ma non si può parlare di libertà destinata solo all'obbedienza e solo, che so, alla, come dire, ad andare a imputare la libertà di pensiero della donna nel centro della famiglia. E quindi adesso qui lascio la parola a voi. Sì, sono d'accordo, è giusto che ci sia libertà, anche perché Anthropos come genere racchiude sia il maschio che la femmina. Uso questi due termini che sono più riferita alla specie animale, però serve per differenziare l'uomo dalla donna, e quindi dovremmo essere tutti uguali e avere pari dignità verso qualsiasi meta e verso qualsiasi aspirazione, e non meritocrazia, perché è una grandissima sciocchezza che la fanno derivare dal greco come democrazia, ma non è affatto greco, è soltanto un neologismo per dire no, se hai merito va avanti. E io faccio l'esempio: se io tengo mio figlio e io sono ho svolgo una professione, sono un medico chirurgo semmai primario, e il mio figlio fa lo stesso concorso con il figlio senza nulla togliere, per esempio con il panettiere che svolge un ottimo lavoro ma ha un'altra cerchia di amicizie, se puta caso mio figlio supera il concorso e invece il suo amico no, quel suo amico non darà la colpa al sistema ma darà la colpa a se stesso, dice e non ho merito, non sono capace di fare. Perciò bisogna dare pari dignità, e quindi io mi collego adesso, chiedo scusa per la parentesi, a uomo e donna devono essere uguali, pari dignità, libertà e, come dire, capaci di poter fare quello che vogliono nell'ambito sempre di quello che è l'apparato legislativo. Chiedo scusa, lascio la parola con grande piacere a Elisa Villano, scrittrice anche lei. Prego Elisa. Ben trovati. Allora, io avrei sottolineato un po' il rapporto tra la famiglia e la scuola, diciamo, affrontando certo. Un po' questo tema. Ottimo. E, diciamo che, come giustamente sottolineava appunto anche Alice, i cambiamenti sono stati tanti, repentini e direi veramente importanti. Se pensiamo ad esempio al periodo fascista, insomma, metodo diciamo gentile, eccetera, la scuola aveva un'impostazione ben precisa e la famiglia delegava alla scuola in particolare tutto ciò che riguardava, insomma, l'istruzione, no, del ragazzo. L'educazione era qualcosa, diciamo, ancora appannaggio della famiglia e dei genitori. C'era una situazione appunto storica ben diversa, maggiore autoritarismo, un senso delle regole, insomma, da rispettare, non tanto perché comprese e capite, ma insomma, più che altro bisognava obbedire. Perché obbligati. Ecco. Lo siamo anche adesso, però chiedo scusa Elisa che intervengo. Ma ci anche oggi. Vabbè, però intervieni pure. Ti chiedo però scusa lo stesso. Cioè, anche oggi siamo obbligati, però i metodi coercitivi che c'erano all'epoca, fortunatamente oggi non ci sono. Chiusa parentesi e perdonami, Elisa, se vuoi. Assolutamente. Quindi è chiaro che non c'era una scuola del pensiero dove i ragazzi erano spinti e stimolati a pensare, cosa che poi chiaramente invece è, come dire, il perno della scuola di oggi. E la famiglia, piano piano però, che è successo? Che ha iniziato
in questa sorta di crisi sociale, no? Che questa nostra società definita appunto liquida, per esempio da Bauman, dove non, i rapporti sono appunto liquidi, cioè nel senso non è più possibile in qualche modo mettere dei paletti fermi, inquadrarli. La famiglia ha praticamente piano piano delegato sempre di più ai docenti e alla scuola, all'istituzione scuola, anche l'educazione. Cioè, più volte mi è capitato proprio di sentire dei genitori che appunto dicessero: io non so come fare, perché tutto il discorso della contestazione, no, degli anni 70, questo andare contro, no? Questo essere contro sempre e comunque, questo polverizzare le regole, in realtà diciamo ha creato anche grande destabilizzazione. Ora è chiaro che diciamo un processo storico probabilmente doveva comunque avvenire, comunque è giusto anche che le nuove leve dicano la loro. Il problema è che poi alla fine, come dire, non è che sia cambiato molto, nel senso che poi chi era al potere della legge continua a stare lì e i giovani invece spesso vengono date poche opportunità. Però in questa crisi, direi, genitoriale e familiare, sicuramente è un punto molto importante, diciamo, da guardare molto bene, soprattutto noi come adulti, genitori, insegnanti, docenti, perché è un punto molto delicato e critico della nostra società attuale. Sono d'accordo, in effetti è così, si demanda sempre e si dà deleghe a non finire a chiunque, pur di sgravarsi da responsabilità che dovrebbero essere proprio precipue, principali, alla base in una famiglia. Se c'è una incomprensione, una serie di difficoltà di rapporto tra genitori e figli, abbiamo una famiglia sempre più disgregata, avremo anche dei giovani sempre più allo sbando e avremo sempre di più una futura classe dirigente incapace di essere tale e quindi sempre soggetta ad altre situazioni, altre persone, tant'è che dovremmo prendere poi intelligenze da altre parti, non del mondo, perché il mondo, noi siamo per una città planetaria, cioè una città mondiale dovremmo essere, perché siamo tutti sulla stessa terra, quindi siamo tutti simili. Però se non ci sono delle regole, non ci sta un bel rapporto famiglia, genitori, figli, e si delega al mondo della scuola, si delega al mondo del lavoro, si delega al mondo della formazione, ma c'è quindi i figli che sono soltanto un momento di biologia, quindi c'è un'ora d'amore per fare un figlio e poi 20 anni per costruire l'uomo, li deleghiamo a chi? Alla società? Vorrei dire una cosa, ma a prescindere dai figli, anche l'abbandono poi che si crea nelle famiglie, se guardiamo anche gli anziani. Si tende, per esempio, soprattutto a una certa età, a portarli nelle residenze sanitarie, alle RSA. Il rapporto, questa è un'altra cosa che l'ONU, per esempio, condanna. Cioè, noi dobbiamo riappropriarci di determinati affetti. Cioè, non possiamo avere, non siamo come un prodotto a scadenza da consumarsi entro. Ma abbiamo la nostra vita e quando finisce, finisce. Però non è che è arrivata a una certa età dice: ah, ma hai raggiunto i 60, beh, vabbè, non servi più. No, serviamo, sennò a questo punto istituiamo i famosi il lavoro rende liberi. Chi conosce un po' di storia ha già capito a cosa faccio riferimento e mi riferisco strettamente ai campi di concentramento nazisti. Chiedo scusa per la divagazione. Prego, scrittrice Daniela Librandi, cosa ne pensa?
Buonasera a tutti. Cosa ne penso? Certo, la famiglia è il motore della società e neanche lo specchio. Ed è molto, secondo me, molto interessante vedere la trasformazione della vita nella famiglia e anche nella società nei periodi storici e sociali che non sono poi così lontani da noi, ma molto dalle nostre abitudini. Per esempio, mi piace pensare alla famiglia così degli anni 50, quando la sera si riunivano tutti, magari nella cucina, e sentivano alla radio i drammi che venivano trasmessi, le commedie, c'erano gli attori come Ubaldo Lai, le cantanti come Yula De Palma, quindi c'era questo stare insieme, questo parlare, con dei ruoli sempre abbastanza definiti tra genitori, figli e gli anziani. Mi collego al discorso di Alice, perché gli anziani erano una risorsa ancora in quell'epoca, quindi a cui attingere storie familiari, storie anche così di sociali, no? E poi questa famiglia che si è man mano trasformata, perché negli anni 50 è cominciato questo boom economico e quindi la voglia di avere un benessere che sembrava alla portata di tutti, iniziarono i grandi spot anche diciamo delle prime televisioni, no? E delle grandi produzioni, e quindi la televisione che per esempio magari in un condominio ce l'aveva solo una famiglia benestante, allora le altre famiglie del condominio a una certa ora, di solito dopo Carosello, con la sedia andavano nella casa della famiglia che possedeva la televisione, quindi c'era un discutere insieme, uno scambio di opinioni, di immagini, di tutto. E le feste, vogliamo parlare delle feste tradizionali, Natale, la Pasqua, dove insomma c'era l'importanza anche del più anziano della famiglia, ad esempio a Pasqua che veniva benedetto dal più anziano tante volte in alcune famiglie la tavola. Quindi tutta questa struttura familiare, e poi secondo così l'analisi che posso fare io è che comunque c'è stata la crisi della famiglia proprio negli anni che vanno, secondo me, dal 68 in poi al 70, quando comincia la contestazione, quando i giovani si uniscono insieme agli operai, quando vanno a gridare nelle manifestazioni e quindi gridano anche nelle famiglie, queste famiglie che erano strutturate in un determinato modo e si trovano questi giovani carichi, no, di ribellione, e quindi il dialogo tra genitori e figli comincia a vacillare il rapporto anche uomo-donna, perché la donna oramai ha raggiunto la sua quasi completa emancipazione e che ancora c'è molto da fare, però voglio dire, in quell'epoca già era diverso, quindi l'uomo in crisi che non capisce, non collabora, i figli che insomma faticano a dialogare con i genitori, gli scontri anche diretti e anche le mode, no? Le mode dell'epoca che esplodono, proprio gli hippies, l'amore libero, la minigonna di Marie Conte, quindi insomma in quel mondo secondo me la famiglia comincia veramente a vacillare e il divorzio comincia ad essere anche quasi, non dico un'abitudine, ma comunque metabolizzato, ecco, fino al dibattito sul divorzio. E questa è l'opinione, diciamo, che posso esprimere per questo periodo che a noi sembra lontano, ma in effetti lontano è solo dal nostro modo di vedere e dalle nostre abitudini. Io rubo pochissimo, spero pochissimo tempo. Ho notato che insomma siamo tutti d'accordo sul valore che possono avere le persone che affrontano la terza età, quindi che noi diciamo anziani. Io ricordo una favola molto breve che mi fecero leggere circa 53-54 anni fa, quindi fatevi un po' di conti. Allora c'era una coppia con il proprio figlio e
il genitore anziano di uno di, o del padre o della madre di questo piccolo, adesso non ricordo, che mangiava con loro a tavola. A un certo punto fece rompere il piatto, che era di ceramica, era di, insomma, di un materiale che si poteva rompere. Allora i genitori presero una ciotola di legno e lo misero vicino al camino per mangiare la minestra. Mentre durante questi pochi giorni accadeva, videro il proprio figlio che con la colla incollava questo piatto. I genitori sorpresi chiesero: ma che cosa stai facendo? No, sto preparando il piatto per quando voi sarete anziani, e se si rompe userete la ciotola del nonno vicino al camino. Da quel momento i genitori forse capirono e il nonno ritornò a pranzare con loro a tavola. Sembrerà molto stupida, ma c'ha una morale molto profonda, secondo il mio punto di vista. Chiedo scusa per questa divagazione. Una domanda: secondo voi che cosa si può fare per aiutare la famiglia ad affrontare le nuove sfide che il XXI secolo ci pongono, ma soprattutto quale può essere la chiave di volta per invertire la tendenza e far sì che ci sia un nuovo modo, che poi potrebbe anche essere un vecchio modo di intendere la famiglia. Partiamo a rotazione, così come abbiamo iniziato, con Alice Silvia Morelli, prego. Allora, che tipo di famiglia vedo io? Quale potrebbe essere? No, più che quale potrebbe essere, quale dovrebbero essere, come si potrebbe intervenire perché ciò si potesse avverare? Cioè una famiglia rispetto a quella che è oggi, che a volte porta a una disgregazione per quando si è allargata a un individualismo e a un cattivo rapporto, ma non in tutte le famiglie. In alcune però capita, tra genitore e figlio, eccetera. C'è un'analisi, non più che una prospettiva. Ma io credo che intanto bisognerebbe pensare all'insieme e non soltanto all'uno. Quindi quando si è nei rapporti con la famiglia, comprendere le varie sfaccettature dei figli, del marito, della moglie, perché c'è che anche perché secondo me quando stai bene in famiglia, come dicevo all'inizio, e hai una buona relazione, che non è solo la relazione soltanto dentro la famiglia, ti porti una sorta di morale, una sorta di come posso dire, di esempi, e quindi tu cresci come uomo sano e quindi automaticamente lo porti anche fuori, lo dicevamo anche prima. Quindi secondo me una sana relazione nel rispetto di tutti, e quindi non pensare soltanto nell'individualità ma nell'insieme di tutti coloro che fanno parte della famiglia. Grazie Alice. Scusatemi, è tutto perfetto. Cedo volentieri la parola adesso anche alla scrittrice di Savillano, prego. Sì, io poi tra l'altro ho parlato molto anche come docente, perché non l'ho detto, ma sì, insomma, certo. Insegnando da 20 anni nella scuola, chiaramente ho un po' un quadro, ed è per questo anche che ho affrontato un po' questo tema. I romani dicevano dividi e timpera, quindi nel momento in cui si dividono le famiglie, le comunità, i popoli, è più facile manipolarli, governarli, è più facile il sopruso. Il lavoro appunto che da docente con fatica, insieme anche ovviamente ai miei colleghi, facciamo è proprio quello, cioè cercare di sensibilizzare, di stimolare i ragazzi a rispetto non solo di se stessi e degli altri, ma ad avere questo senso di appartenenza di cui parlava anche Alice Silvia Morelli, cioè in noi,
avere questo senso del noi che in qualche modo si è un po' perso negli ultimi tempi, dove c'è questo voler apparire a tutti i costi, no? E l'apparire ha preso il posto dell'essere, per cui appunto questo non lo dico io, dice chi molto più illustre di me, l'ha detto molto prima di me Fromm. E parlava, no, non solo, poi l'ha ripreso Fromm e poi ha parlato anche Milan Kundera, per esempio. Sì, ma sì, cioè, dico, appunto, non è una mia sempre attuale, è un tema sempre attuale. Un tema sempre molto attuale, soprattutto oggi con il discorso del virtuale, dove l'apparire sembra, no? Cioè, alla fine ciò che è vero è ciò che appare, ciò che si vede, non tanto. Sai cosa mi viene in mente? Per esempio, ho notato, io non ci avevo fatto caso, su Facebook, il social più famoso, che addirittura uno può mettere invece della propria foto un avatar. Ormai siamo proprio al paradosso più totale. Sì, 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 chiedo sì, scusa, sì. Ma era giusto, no, così. No, no, infatti, quindi ormai questo ed altro, e ti assicuro che i ragazzi ogni tanto mi fanno vedere delle cose, ma incredibili, cioè che noi adulti siamo ormai giurassici, è veramente... Sì, è vero, paleolitico. Sì, 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 proprio non ne abbiamo idea. E quindi ecco... io credo che questo sia una cosa importante, cioè cercare di ricostruire un senso di appartenenza alla comunità umana, e quindi questo può aiutare, perché ragazzi che crescono con certi valori, no? Con recupero di certi valori, con questo senso di solidarietà e di rispetto di se stessi e dell'altro, possono fare scelte costruttive e migliorative di questa società. Sono d'accordo. Potremmo sintetizzare con una sola parola: dovremmo essere una società non di libertà ma d'amore, cioè dove predomina un sentimento che è quello dell'amore a dispetto della libertà, che non è che deve essere limitata o eliminata, però deve essere un altro aspetto del nostro vivere, però alla base deve esserci. Ma la libertà verso... non esiste se non c'è amore, e viceversa. No, può esserci libertà senza amore. Oddio. Perché... e non sono correlati, sono due aspetti totalmente diversi. Certo, però non puoi detenere. Noi, per esempio, però se non hai anche l'amore dentro di te. No, allora dovrei ammettere che lo Stato italiano nella Costituzione è stato dettato dall'amore. No. È stato dettato da un principio laico che è soltanto per il benessere, quindi per un fatto materiale. L'amore è un sentimento che voglio finire di parlare. L'amore è un sentimento che è interno e non può essere razionalizzato e né può essere didascalico, ma o lo si ha o non lo si ha. Lo si può però costruire. Poi prego, se vuoi controbattere la dici, adesso puoi farlo. Io credo che l'amore in ogni caso, come dire, bene e male dentro di noi, a prescindere del discorso laici o meno, che senza avere l'amore, cioè senza amore interiore non riconosci neanche la libertà. Boh, questo è un mio punto di vista. Io penso, noi, che hai citato la parola libertà, una parola tanto cara, no? Per me, ma io non vedo tutta questa libertà, cioè, io vedo tanto egoismo, io oggi vedo tanto egoismo, sì. E narcisismo, direi anche narcisismo ed egoismo più che libertà, perché libertà presuppone anche una conoscenza di sé, un amore di sé, per poi fare delle scelte veramente libere e in qualche modo consono al proprio sentire. Io non vedo tutta questa libertà, vedo molto invece essere gregari, molto fare quello che fanno gli altri, molto, e noi siamo figli di siamo una società di massa, e questo invece a me piace molto l'originalità, l'unicità, la particolarità, che viene molto schiacciata oggi. Forse mi sono espresso male, ma io non ho detto che abbiamo tanta libertà, ho detto che abbiamo libertà, almeno sulla carta, che poi questa non avvenga perché ci sono altri sistemi che sono insiti nella società, che dettano, e ho fatto l'esempio della meritocrazia, che è una...
caratteristica di una società distopica, assolutamente distopica. Io volevo più soffermarmi sul concetto di amore, perché bene e male fanno parte di noi stessi e sono entrambi, rientrano nel libero arbitrio. Quindi se decidiamo di essere buoni è una buona cosa. Anzi, per fare una citazione che non mi appartiene però la trovo giusta, sarebbe cosa sana, buona e giusta. Se invece predomina il male, purtroppo avremo una società malata e tenderà sempre più ad ammalarsi. Perciò ho fatto questo, però sono d'accordo. Ma sono assolutamente d'accordo, anch'io. È molto bello che tu l'abbia detta questa cosa dell'amore, di aver sottolineato questo concetto. Comunque, pensavo... Prego Daniela. Dico, se vogliamo ritornare, diciamo, anche a un nucleo familiare più solido, più caldo, così come dicevi prima, io penso che l'educazione all'empatia dovrebbe essere seguita dai vari attori che devono ricostruire questi nuclei familiari. Adesso abbiamo delle famiglie allargate, abbiamo una serie di situazioni completamente nuove, abbiamo il web che detta legge in tante cose, in tanti argomenti, per cui l'empatia è quella che può aiutare a capire l'altro, al di là della libertà, perché la libertà si può sviluppare sia, come stavate dicendo appunto, sia nel bene che nel male volendo, però l'empatia aiuta a capire, potrebbe aiutare a capire anche i ragazzi tra loro, per esempio questi fenomeni che ci stanno di bullismo scolastico, di aggregazioni strane all'interno anche delle classi, mi riferisco a quello che diceva Elisa, e l'empatia potrebbe essere la via della comprensione, diciamo, la comprensione dei ruoli, quindi anche i figli verso i genitori, e il ritrovo di valori che altrimenti si potrebbero veramente perdere nel tempo. Sono d'accordo. Penso che l'empatia da sola non basti, cioè è necessario che sia corroborata da un sentimento, perché empatia sì mi porta a comprendere l'altro, però se io mi limito soltanto a comprendere, però non agisco in maniera da poter condividere, in effetti non è un compartimento stagno, ovviamente l'empatia diciamo prevede una serie di passaggi che poi portano ai sentimenti, perché a quel punto non è detto, perché se io per esempio vado a fare una seduta, diciamo che ne ho bisogno, da uno psicologo, io instauro un rapporto empatico, ma non abbiamo nessun rapporto d'affetto. Perciò dobbiamo cercare di dire una cosa a proposito di affetto e di sentimenti. Amore, sì, certo. Amore. Affetto, amore sono sinossi. Perché comunque va bene, sono d'accordissimo a ciò che si è detto, però aggiungerei anche, e questo lo dico perché l'ho provato, anche delle leggi. Perché non tutti sono capaci a donare affetto e amore. Sì, perché c'è bene e male. E quindi, se noi scegliamo il bene... Esatto, come ci difendiamo da chi sceglie il male, se non mettiamo delle leggi? No, le leggi servono per dare un ordine sociale, non a caso... Le regole... Voglio fare un esempio. Questo vale per i credenti e per i non credenti. Se io prendo ad esempio il decalogo dettato sul monte Sinai a Mosè dal Dio dei credenti, potrebbe essere, escludendo alcuni dettami prettamente religiosi, potrebbero essere alla base di potrebbe essere una norma di struttura di un ordinamento giuridico che si basa su una norma primaria che ci viene trasmessa dai romani addirittura, cioè neminem ledere, non fare male all'altro. Quindi se io considero queste poche cose,
cioè non devo fare male all'altro. E poi c'ho delle norme di struttura che sono semplici, perché dei 10 comandamenti togliamone alcune, però io ne piglio uno, per esempio: mettiamo davanti sopra tutte le sedi pubbliche, le sedi dell'amministrazione statale, dei ministeri, una frase, poi tre parole, anzi due parole: non rubare. Cioè noi abbiamo una norma già, noi con 6-7 con i 6-7 comandamenti, quindi più laici, noi abbiamo costruito un ordinamento perfetto, con una norma primaria di non far male all'altro. Quindi basta poco, però quello che dobbiamo far predominare, purtroppo è così, è vero, è il lato positivo, è l'amore, quindi il bene. Se non ci riusciamo e troviamo solo il male, sì, è un problema. Però sono convinto che la maggioranza, che è silenziosa, è costituita dal bene. Il male è isolato, però fa la voce grossa perché è male, questa è la verità, secondo il mio punto di vista. No, è vero, lo condivido. Anche io condivo, ed è importante questo, veramente, che ognuno faccia questa piccola parte nel suo piccolo, appunto, nella propria rete amicale, familiare, lavorativa, no? Di poter portare in qualche personalmente, insomma, proprio questo seme, questo innaffiare questo seme, come dicevi tu, dell'affetto, dell'amore, dell'empatia, della solidarietà, dell'essere tutto, insieme. Sì, esatto, sì. È molto molto importante. Credo che ci sia proprio un'urgenza che questo avvenga. Sì, sono convinto. Io sono molto contento di aver passato questi oltre 35 minuti con voi. Spero che i nostri ascoltatori siano rimasti piacevolmente colpiti, perché quattro voci però abbiamo dato corpo a un'idea, e non è utopia, è possibilità che si può avverare. E io ringrazio le scrittrici Alice Silvia Morelli, Elisa Villano e Daniela Librandi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a te, Luigi Pistone. Grazie sì. A voi, e siete voi le protagoniste. Io sono soltanto il medium. Come dicevo prima, conta il noi e non io. Sono d'accordo. Infatti, il noi è importante. E l'io non è importante. E se no, poi cominciamo a citare Freud e ci abbiamo un'altra discussione. Non si finisce più. Non la finiamo più, no, perché avremo tanto da dire. Non mancherà occasione, e questa è una promessa che strappo alle tre scrittrici, di rincontrarci, non per una seconda, ma anche per una terza, e forse anche per una quarta, e perché no anche per una quinta volta. Mettiamoci un segno all'infinito, va, per trattare altri argomenti. Posso avere il vostro sì? Certo, molto volentieri. Con grande piacere, guarda, sì. Sono onoratissimo di questo sì, è stato piacevole. Poi è bellissimo avere la vostra compagnia. Radio Nof vi ringrazia. Luigi Pistone, cioè il sottoscritto, vi ringrazia per quanto ci siamo detti, e sono contento che abbiate accettato la mia proposta. Buona giornata a tutti e arrivederci alla prossima occasione. Arrivederci.